Ciao a tutti ragazzi, mi trovo esattamente sul confine tra Italia e Svizzera. Questo è il cancello che divide il confine italiano da quello elvetico. Da questa parte abbiamo la dogana italiana, da quest'altra parte invece abbiamo la dogana svizzera. Tra le due dogane si trova anche la pietra che delinea il confine esatto. E io in questo momento mi trovo proprio a metà. Ma cosa succede invece in quei punti dove non c'è una dogana ma c'è il confine tra la Svizzera e l'Italia? Scopriamolo insieme. Mi trovo ad Arzo, alla fine della via al Federale. Qui al confine si trova il cancello che divide l'Italia dalla Svizzera, ma non c'è nessun problema ad aggirarlo anche in moto, volendo, ed entrare ufficialmente in Italia, continuando su questa strada. Sempre ad Arzo, in via al Federale, abbiamo il ceppo di confine dal 1922 che delinea il confine tra la Svizzera e l'Italia. E là sopra invece si può vedere la vecchia rete di confine. Mi trovo a Clivio, in via Cabella. E tutte queste abitazioni si trovano in Italia. Da questa parte invece possiamo vedere un vigneto che si trova in Svizzera. Il confine esatto. E in questo caso c'è una rete che ci impedisce di andare di là. Adesso mi trovo a Clivio, in via Civasso. Secondo la navigazione questa strada avrebbe dovuto continuare fino a entrare in Svizzera e invece finisce in questa casa qui. E il confine invece è subito sotto. È diviso da una rete di metallo e l'unico modo per passarlo è di lì. Passando di qui c'è un punto dove la rete finisce, esattamente lì. E proseguendo in giù dal sentiero si arriva in via Montalbano a Stabio. Sempre in via Civasso a Clivio, da questo lato siamo in Italia e subito di qua siamo in Svizzera. La rete di confine in alcuni punti è completamente distrutta o addirittura manca proprio. Perciò si potrebbe accedere alla Svizzera tranquillamente a piedi passando di qui. Tutto quel prato lì si trova in Svizzera, tutta questa strada sterrata invece si trova in Italia. Siamo appena rientrati in Svizzera attraversando il valico di confine di Clivio San Pietro. La particolarità di questo valico di confine è che esiste solo la dogana italiana, mentre la dogana svizzera non esiste proprio. Perciò se avete merce da dichiarare non potete passare di qua. Tuttavia il valico è comunque presidiato. Ci sono delle videocamere esattamente messe in quel punto e quindi le guardie di confine vedono i passaggi 24 ore su 24. Anche in questo punto è affascinante vedere come questa abitazione si trovi in Svizzera. Ci sia una rete di confine e tutte le abitazioni più in là si trovano in Italia. Adesso mi trovo a Stabio, in via Monticello. Una strada sterrata che praticamente porta proprio fino al confine. Qui sta scritto Stabio con due B, non so perché. Qui sono in Svizzera e qui sono in Italia. In questo punto c'è un sentiero che praticamente mi permette di passare senza problemi. Chiaramente non è una strada dove passare in moto, però a piedi non c'è alcun problema. Qui suppongo che una volta c'era un ostacolo o comunque qualcosa che impedisse di passare. Adesso invece è tutto aperto. Quella via là, sul lato italiano, si dovrebbe chiamare via Olive o via Olive, visto che c'è l'accento sulla E. Mi trovo a Stabio, in fondo alla via Vite. E qui possiamo vedere un cippo di confine tra i più antichi di tutta la Svizzera. Da questo lato siamo in Svizzera e di qua siamo già in Italia. Questa è la rete che delinea il confine. E se vi interessa la storia, qui c'è anche un codice QR da scansionare con tutta la descrizione. 1559. Scansionando il codice QR si può accedere a tutta la storia del confine, come è stato delineato,
cosa c'era allora al momento del delineamento, eccetera, eccetera. Qui passa anche la ferrovia che va da Lugano a Malpensa. Sempre in via Vite, a Stabio, possiamo ammirare il confine ferroviario tra Svizzera e Italia. Da questo lato siamo in Svizzera, da questo lato siamo in Italia. Qui è il confine e per passare in Italia basta passare da questo sentiero. A vederlo così penso che non ci sia alcun problema a passarci anche in moto volendo. Qui sono in Italia e di qua rientro in Svizzera. Il confine passa esattamente di qui e di qui. Mi trovo a Stabio, di fianco all'Osteria Santa Margherita. E anche qui c'è un confine verde. Qui siamo in Svizzera. E di qua siamo in Italia. Proseguendo su questo sentiero possiamo arrivare a Bizzarrone. Questo confine è stato delineato nel 1754. Qui sono in Svizzera. E qui sono in Italia. Ai tempi si chiamava Stato di Milano. Proseguendo su questo sentiero arriviamo a quello che una volta probabilmente era una dogana, un valico di confine, e qui si può vedere la bandiera italiana. Proseguendo di qua si arriva a Bizzarrone. Invece io rientro in Svizzera da questo sentiero. Qui c'è la rete di confine. E da qui in poi sono rientrato ufficialmente in Svizzera. Sempre su questo confine c'è una ferrovia, questo è il lato svizzero e questo è il lato italiano, con il cancello che divide. E scansionando questo codice QR si può leggere tutta la storia di questa ferrovia. Mi trovo a Novazzano, in via Pignora. Qui c'è un antico valico di confine, posto guardia Pignora. Questo è il lato svizzero di una volta, adesso invece è un'abitazione privata. E di là invece siamo in Italia. Anche qui, come in tutti i posti, c'è un ceppo di confine. Qui siamo in Svizzera e di qui siamo in Italia. Questa è l'antica rete di confine e oggi è transitabile senza problemi per i pedoni. Anche per le biciclette. E al limite anche in moto volendo. Da questo lato siamo in Italia e da quel lato lì in Svizzera. Mi trovo al valico doganale di Brogeda, che è la più grande dogana che c'è tra Svizzera e Italia. E non tutti sanno che il valico di Brogeda si trova interamente in territorio italiano. Per una questione logistica si è deciso di fare la struttura completamente in territorio italiano, geograficamente, ma di ospitare sia le guardie di confine svizzere, sia le forze di polizia italiane e la guardia di finanza. Mi trovo a Vacallo, in via del Breggia. Qui possiamo ammirare le abitazioni in Svizzera e dall'altro lato del fiume le abitazioni in Italia. In questo punto c'è anche una telecamera che sorveglia il confine, mentre sullo sfondo possiamo vedere la dogana di Brogeda. Mi trovo in via Roggiana, a Vacallo. E qui c'è un altro confine verde aperto. Da questo lato sono in Svizzera. E da questo lato sono già in Italia. Qui c'è la vecchia rete di confine. E una sbarra con i colori della bandiera italiana. Anche qua si può circolare liberamente, a piedi o in bici. Sullo sfondo si può ammirare il lago di Como e il vecchio posto di controllo delle forze di ordine italiane. Adesso il tutto è stato sostituito da un sistema elettronico con le videocamere. Qua siamo in Italia. Qui c'è un vecchio posto di controllo e lì c'è il confine geografico.
questo confine è stato segnato il 1899. E qui arriviamo nel vecchio posto di controllo svizzero, una vecchia dogana che adesso è un'abitazione privata. Anche qui però c'è una telecamera che sorveglia il confine. Mi trovo a Piasso, al Silo Shop, e volevo farvi vedere uno dei distributori più economici della Svizzera. Stamattina ho fatto il pieno a 1,86 francos a Lugano, mentre qui costa solo 1,69 francos al litro. Vorrei concludere questo video con l'ultimo confine stradale senza dogana. Questo monumento si trova in Italia, mentre da questa parte siamo in Svizzera. Anche se la segnaletica indica la presenza di una dogana, in realtà gli unici controlli doganali che si fanno qui sono occasionali e mobili. Una dogana fissa non esiste. Anche in questo punto, come lungo tutta la linea di confine tra l'Italia e Svizzera, c'è un ceppo di confine che ne delinea il punto esatto e va lungo questa riga. Di qua siamo in Italia, di qua siamo in Svizzera. La dogana italiana è presidiata da una videocamera, come anche quella svizzera. Ma un posto fisso di confine, o meglio, un posto fisso con una postazione doganale, non esiste. Essendo campione d'Italia un'enclave italiana all'interno del territorio svizzero, ed essendo questa strada l'unico collegamento tra campione d'Italia e l'Italia, qui, pur non essendoci una dogana, si possono portare le merci da dichiarare. Cosa significa? Le merci soggette alla franchigia. Non essendoci una dogana, però, bisogna fare una dichiarazione scritta. Quindi adesso vi faccio vedere come funziona. Se trasportate merce oltre il limite doganale, per il quale vanno pagati i dazi doganali, potete, o via cartacea o col telefono, dichiararla e pagare i dazi doganali. E in questo modo siete 100% in regola, pur avendo valcato un valico di confine dove non c'è la dogana. Campione d'Italia, oltre ad essere un'enclave in Svizzera, ha anche altre particolarità. Una di queste è che ospita un casinò, uno dei casinò più grandi d'Europa, oltre ad essere uno dei pochissimi casinò presenti in Italia. Un'altra particolarità di Campione d'Italia è che le forze dell'ordine sono i carabinieri di Como e la polizia locale, ma i servizi di ambulanza e pompieri arrivano dalla Svizzera. Prima di concludere questo video con questa bellissima vista sul lago di Lugano, sulla città di Lugano e sul casinò di Campione, vorrei fare qualche piccola premessa. Questo filmato non serve ad incitare attività illecite. Sia la Svizzera sia l'Italia fanno parte dell'area Schengen. Questo vuol dire che c'è la libertà di movimento totale. I confini verdi tra Italia e Svizzera, non presidiati e facilmente transitabili, quindi non sono una lacuna, ma un accordo internazionale. Nell'area Schengen si dà per scontato che chiunque sia già dentro l'area Schengen abbia la libertà di movimento e i documenti in regola. Per le attività illecite, invece, la Guardia di Finanza e le Guardie di Confine fanno egregiamente il loro lavoro. Le attività criminali vengono perseguitate dall'Interpol, che comunica con tutte le nazioni, perciò tutte le attività illegali, come droga, eccetera, vengono perseguite in modo mirato. Perciò sarebbe completamente inutile blindare i confini e presidiarli 24 ore su 24, perché creerebbe soltanto disagio alla popolazione locale. Spero che il video vi sia piaciuto e vi ringrazio moltissimo per averlo guardato.